da domenica si ricomincia a parlare, ma soprattutto si ricomincia a correre in Formula 1. RTL 102.5 come ogni anno è partner di Sky Sport Formula 1 HD, e allora come ricominciamo con grande piacere a parlare anche di questo sport con Matteo Bobbi, che è commentatore di Sky ed esperto di analisi tecniche proprio di questo sport. Buongiorno Matteo. Buongiorno a tutti voi ragazzi, grazie mille. E anche in questa stagione ad ogni via le emozioni trasmesse da Carlo Vanzini su Sky Sport Formula 1, anche in diretta su RTL 102.5. Si partirà domenica dall'Austria, l'altra domenica si replica in Austria. Il coronavirus ha sconvolto il mondiale. Caro Matteo, allora, impossibile fare previsioni, al di là è ovvio di alcuni rapporti di forza che restano, Mercedes da strabattere, tra l'altro ricordiamo in livrea nera per questa stagione per la battaglia contro il razzismo. La Ferrari, grande incognita, la Red Bull in crescita, se tu dovessi, diamo 50 centesimi, oltre alla Mercedes su quale macchina le metti? Grazie per mettermi subito comodo. Allora io ti direi la Red Bull, perché visto quello che ha fatto durante i test invernali, che ormai sembrano anni luce fa, in realtà erano poi a fine febbraio, ho visto una Red Bull a Barcellona in netta crescita e soprattutto una forza mentale da parte di Verstappen, per cui mi fa pensare che saranno protagonisti da subito, e quindi 50 centesimi li metterei su la Red Bull e su Max Verstappen, anche considerando il fatto che negli ultimi anni in Austria ha proprio vinto la Red Bull, per cui è anche una pista, se vogliamo, amica, no, di quella che è il team austriaco, per cui io direi che lì andrà sicuramente bene. E poi, come dicevi tu giustamente, è difficile, no, fare una previsione, perché sono passati troppi mesi dall'ultimo test, hanno avuto tante restrizioni i team, per cui non hanno potuto realmente sviluppare, e sarà un po' anche una modalità di lavoro diversa, con distanziamento sociale anche in quel caso, meno meccanici ai box, ma sarà un po' tutto sconvolto. Senti Bobby, io te lo dico con grande franchezza, non so niente di Formula 1, ma mi fermo quando vedo le telecronache su Sky, perché dal punto di vista della narrazione, del vocabolario, riuscite a rendere uno spettacolo con un vocabolario semplice, la Formula 1, anche a chi come me non ne conosce le regole. Puoi raccontarmi quali sono le novità dal punto di vista della narrazione televisiva della Formula 1 su Sky? Certo, guarda, è una delle nostre difficoltà maggiori, nel senso che la Formula 1 è uno sport molto complesso, ma soprattutto molto tecnico, e quindi spesso è difficile far arrivare il messaggio a magari a persone che non masticano perfettamente il linguaggio della Formula 1, quindi cerchiamo di raccontarlo in maniera che sia accessibile un po' a tutti. Quella è la vera sfida, no, che abbiamo ogni domenica. Quest'anno faremo una novità, nel senso che gli scorsi anni, nel presentare i Gran Premi prima della qualifica, nel presentare i circuiti, utilizzavamo un onboard dell'anno precedente, del Pullman, raccontando quelli che sono i segreti dal punto di vista proprio della guida. Io sono un ex pilota. Quest'anno invece lo abbiamo fatto in esclusiva assoluta utilizzando il simulatore di Dallara. Dallara è una enorme compagnia italiana che produce praticamente la maggior parte dei veicoli da corsa che circolano per il mondo. Ecco, questo simulatore, per darti un'idea, è quello che usano effettivamente in Formula 1 per sviluppare il monoposto, lo usa il team Haas, lo usa anche il team Ferrari, a Maranello ne ha un esemplare. Ecco, noi abbiamo avuto la possibilità di calarci nell'abitacolo, io ho guidato personalmente tutta questa fase, e abbiamo portato e porteremo i nostri telespettatori all'interno del simulatore, vivendo l'esperienza, no, di quello che noi andiamo a raccontare. Allora vi seguo, ho capito finalmente, grazie. Da casa potrai immergerti e capire anche tu quelli che sono i segreti dei vari circuiti. Con tutto il rispetto, Matteo, voglio dire, io sono di quelli che ogni tanto si fa un giro con Formula 1 2020-2019 a seconda delle edizioni di Codemaster. Con tutto il rispetto per i videogiochi, diciamo che siamo in un'altra dimensione il simulatore di Dallara. Oh Matteo, devi sapere che noi abbiamo un gioco, anzi me ne assumo la responsabilità, un giochino ho costretto Carlo Vanzini, tutti. Antonio Boselli, tutti. Il rumore del, siccome sei un pilota, motore. Ci salutiamo, ci fai il rumore. Ok, io ti faccio quando viene acceso. Vai, vai, okay? Vai. Quindi nel box. Beh, è così. È perfetto. È lui, è così. Lo sento. Grande. Ciao Matteo Bobbi. Ragazzi. A presto, ciao, buon lavoro. Tutti.